Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlarvi di importantissime news riguardanti Fortnite ed Epic Games, ma al di fuori del videogioco stesso, o meglio la prima parte del video ragazzi parlerà dell'evento enorme, planetario, se non comunque grande come le tre di Los Angeles, ma altrettanto enorme. Infatti si piazza al secondo posto come numero di visite per un evento dedicato ai videogame. Ovviamente ragazzi parliamo del Gamescom 2018, una fiera enorme nella città di Colonia, quindi in Germania, che arriva quest'anno alla sua decima edizione e che vedrà ragazzi nel suo interno un sacco di padiglioni dedicati ai migliori videogiochi del momento, alle migliori case produttrici di sempre. Dovete sapere che il Gamescom viene organizzato ogni anno a fine agosto, è ricco di convention, di workshop, di postazioni per giocare, di eventi, ci sono i cosplay, e infatti per dire al Gamescom del 2009 PlayStation 3 venne presentata al pubblico mondiale, quindi Sony non utilizzò le 3 di Los Angeles ma decise di andare nel Gamescom. Abbiamo veramente un sacco di titoli che sono stati prodotti, che sono stati lanciati proprio da questo evento, come Insomniac Games ai tempi quando fecero uscire il Marvel's Spider-Man che tutti stavano aspettando, Ratchet & Clank All For One, oppure Resistance 3, Assassin's Creed nel 2011, Dota 2 nel 2011 sempre. E insomma ragazzi, Gamescom, oltre ad essere un palcoscenico per i videogiochi, è ovviamente un'enorme arena per gli e-sports, la più grande in Europa, la più grande. Pensate che nel 2013 furono venduti 275.000 biglietti per un totale di 340.000 visitatori che parteciparono ai campionati del mondo di StarCraft 2, alle finali. C'è un'arena dentro che ragazzi vi fa venire i brividi, vi fa venire, è veramente enorme. Hanno fatto il torneo di League of Legends da $150.000, hanno fatto il OneCollion 2014, che è sempre un altro degli esports, dove hanno giocato a Counter Strike. Poi è arrivato anche ragazzi nel 2015 con 360.000 visitatori per i tornei mondiali di Dragon Ball Fighter Z, di Call of Duty World Warfare 2, di Super Mario Odyssey, oppure di Detroit Become Human. Insomma ragazzi, il Gamescom non può passare inosservato per i giocatori che si rispettino. Io penso di andarci ragazzi, mi piacerebbe fare un vlog direttamente dal Gamescom, anche perché ragazzi dovete sapere che nel padiglione 8.1 ci sarà Epic Games, ci sarà lo stand di Fortnite, e ragazzi sembrerebbe che chi va nel padiglione non so se si debba registrare o debba lasciare i dati o comunque qualche cosa, guardate un po' che cosa riceverà. Sgadin avrà ragazzi questo spray esclusivo dedicato solo a chi ha partecipato all'evento, e secondo me ragazzi vale davvero davvero la pena pensarci, anche perché sì, Colonia è in Germania, ma 6-7 ore di macchina, 6 giù, nel senso, non è assolutamente poco permissivo. Leggiamo direttamente dal sito che loro, quelli di Epic, dicono: salve fan di Fortnite, saltate giù dal bus della battaglia, aprite il vostro deltaplano preferito e atterrate allo stand 8.1 del Gamescom di quest'anno, dove vi aspetta una nuova esperienza di Fortnite davvero speciale.
Oltre a numerose attività a tema Fortnite, verrete intrattenuti dai nostri talentuosi membri della community sul palcoscenico e forse riuscirete a conoscere i vostri streamer e youtuber preferiti mentre girano nuovi video nel villaggio dei creatori dei contenuti. Ci saranno End of Blood e Trimax che vi accompagneranno per tutta la settimana e ovviamente non mancate di rimanere connessi con la nostra pagina ufficiale nel sito di Fortnite per tutti gli aggiornamenti. Vi ricordo che il Gamescom, ragazzi, durerà ben 5 giorni. Io, ragazzi, credo che sia un'ottima occasione per poter vivere una realtà diversa da quella italiana del Games Week, oppure una realtà che si può veramente avvicinare alle tre di Los Angeles, che purtroppo per noi europei, a meno che non abbiamo soldi e passione a livelli eccezionali, non è permissivo arrivarci. Comunque, ragazzi, salutiamo un attimo, anzi lo teniamo come sfondo questo bellissimo spray del Gamescom, perché parliamo, ragazzi, anche delle sfide che giovedì arriveranno con la settimana 6 di Fortnite. Sono molto veloci da dire, molto semplici. Sfida numero 1, ragazzi: 5 stelline del pass battaglia, fai danni agli avversari, pulita, easy, 500 di danni e ci siamo. Sfida numero 2, 5 stelline, danneggia strutture con il piccone, 3000 di danno in totale alle strutture da danneggiare, probabilmente avversarie, con il piccone. Prima sfida da 10 stelline del pass battaglia, che è quella che va ad inserirsi per chi ha il free pass. Cerca dove le teste di pietra stanno guardando. Sappiamo tutti che è Borgo Bislacco la posizione, quindi mi raccomando, da lì partirà poi tutta la end season di Fortnite per questa meravigliosa stagione numero 5. Andiamo avanti, torniamo. Missioni da 5 stelline per chi ha il pass battaglia. Cerca i forzieri a rifugio ritirato. Molto easy, ce ne sono veramente tantissimi. Completa i giri a tempo. Allora, io credo che metteranno dei kart per fare gli ignoranti su, non so perché devono, non so se approvo tantissimo questa missione. Mi metti una missione che obblighi ad andare la gente sui kart in un videogioco sparatutto? Non lo so, sarà comunque sicuramente ricca di ignoranza. 10 stelline per la missione eliminazioni con minigun o mitragliatrice leggera, ragazzi. Anche qui non è difficile, ci può stare, troveremo ovviamente i cancri col minigun in giro, ma noi questo non possiamo assolutamente evitarlo. E ultima missione, ragazzi, sempre da 10 stelline, elimina i nemici a pinnacoli pendenti. Quindi finalmente, ragazzi, rivedremo con grande nostalgia Pinnacoli ripopolata come i vecchi tempi della Season 3 e della Season 4. Non vedo l'ora davvero che queste nuove sfide, ragazzi, arrivino per noi, anche perché vi ricordo che ogni volta che completiamo un pacchetto di sfide della settimana, noi bene o male sblocchiamo 6 livelli del pass battaglia all'incirca. Poi, ragazzi, ci sarà anche la stellina segreta, che io so già dov'è, ma aspettiamo qualche giorno prima di farvela vedere, tanto abbiamo tempo fino a giovedì. E direi che più che aspettare domani l'arrivo del Barrett 50 con la nuova patch 5.3, che verrà introdotta appunto intorno alle 10 e che vedrà introdotta anche la skin di Twitch Prime, il Sergeant Griller, noi ci possiamo davvero salutare. Io, ragazzi, ve lo ricordo sempre, mi raccomando, se vi piacciono questi video informativi di Fortnite, un bel pollicione in su, ragazzi, dai che lo so che ce la fate a lasciare i like, commentate qui sotto, se ditemi se andrete o non andrete al Gamescom, o comunque ditemi anche cosa ne pensate di questo spray che c'è alle mie spalle. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, noi ci vediamo in live. Ciao!